Sicuramente noi la nostra serie abbiamo fatto fatica. Abbiamo fatto fatica perché in casa non eravamo mai andati in stagione regolare sotto gli 80 punti segnati, e invece Roma è riuscita per ben due volte in casa, ovviamente, e in più anche la terza, a farci giocare male in attacco, a farci far fatica a arrivare a 70 punti segnati. E l'hanno preparata bene la serie, ci hanno chiuso bene le nostre prime opzioni e noi abbiamo sofferto. Se dicessi che era un risultato che ci aspettavamo, che la gente si aspettava, sarei bugiardo, assolutamente. E guardando un po' come è andata la tua serie, l'impressione, guardando anche le partite, è stata che in gara 3 hai un po' scelto di entrare di prepotenza nella serie, ti sei preso più tiri, sì. Ti sei preso più falli, hai forse voluto cercare di far capire che insomma Cantù in questo momento sei tu a livello di punti, a livello di leadership. Nelle prime due gare forse, non so se è una richiesta del coach o tua personale, hai comunque dato più spazio a tiri degli altri. Devo essere sincero, ero in difficoltà perché Roma ha preparato bene la partita contro di me, avevo spesso, ero marcato un avversario più basso e quindi arrivava spesso il raddoppio. E quindi devo essere sincero, in difficoltà perché Roma difendeva bene, mi raddoppiavano quasi ogni azione, quindi la cosa migliore che potessi fare era quella di cercare il passaggio migliore a un compagno libero, non necessariamente un assist, ma comunque un passaggio buono, positivo. E ho cercato di far questo, poi ovviamente gara 3 ci si giocava tutto. Adesso sto rivedendo le immagini, ci si giocava tutto e sì, è andata diversamente, diciamo più che altro per come, non per il mio approccio, ma più che altro per come è andata la partita, che Roma probabilmente ha allentato un po' su di me queste cose qui. È un mix, un insieme di situazioni che si creano durante la partita. Tu, Pietro, hai vissuto una cavalcata di Siena. Da questa Milano molti si aspettavano quello che ha fatto Siena, cioè le serie a zero per gli avversari e magari una gara vinta dagli avversari proprio in finale. Sì. Invece non è successo questo. Io mi chiedo qual è la differenza tra quelle squadre di Siena che asfaltavano tutti e Milano che non è riuscita a farlo. Non puoi pensare di vincere lo scudetto comprandolo. Devi lavorare negli anni. E Milano, devo essere sincero, con il patron Armani da tanti anni che investe. A Siena in quegli anni c'era una programmazione di tanti anni, c'erano giocatori bandiera, giocatori cardine che erano sempre gli stessi e poi man mano ogni anno si aggiungeva qualcuno di diverso. Questa era la forza di quella squadra che poi ti portava a perdere forse una, massimo due partite in tutti i playoff. La domanda è, rimarrai a Cantù anche la prossima stagione o dovessero arrivare delle offerte? Potresti Io non ho contratto a Cantù, l'ho finito quest'anno e non lo so, vediamo cosa esce. Per ora non so ancora nulla, non so niente. Potrebbe essere una possibilità. Ma assolutamente, io Cantù sono stato da Dio, devo ringraziarla tanto per quello che... Io ho dato tanto a Cantù, ma se è possibile Cantù ha dato ancora di più a me. Hai un appuntamento, diciamo, per parlare con qualcuno? Hai già fissato? No, adesso non si sa nulla, insomma, non so nulla, quindi vediamo in questi giorni, queste settimane cosa esce. Ti piacerebbe rimanere in Italia o anche avresti in mente qualche avventura all'estero? No, io non ho problemi anche andare all'estero, non mi faccio problemi. Adesso se mi chiedete, mi mettete in difficoltà perché non so... È non anche è un'idea ben precisa, maggio, o magari ce l'ha ma non ce la vuole dire, diciamo, no, proprio, diciamo così. È un gioco troppo fisico, vediamo poco talento. Allora, andiamo ad ascoltare prima le dichiarazioni di Amoroso e poi anche quelle di Bianchini e poi voglio sapere da te cosa ne pensi, ma più o meno c'è già risposto. Chi picchia va avanti, perché a un certo punto nei prof quando conta c'è un fischio sempre in meno che un fischio in più e quindi si fa così. È quello che dobbiamo imparare noi. Sistema papaile. Farle picchiare 10, tanto 10 falli insieme non te li fischi. Sistema di Siena 2 anni fa, 3 anni fa, più che il patrone.
vediamo quello che abbiamo qui. Sistema Milano adesso probabilmente, non so, banchi lo stesso. Sistema nazionale nostro. Ormai è questo. Lo lasciamo andare? Ciao talento, tutta fisicità, il basket moderno. Allora, questo Amoroso, vediamo anche la grafica che riassume le dichiarazioni di Bianchini, così abbiamo proprio in totale la situazione. Mancanza di strutture e di riferimenti nel gioco di quasi tutte le squadre di Serie A che hanno rinunciato al gioco interno coi pivot e alla costruzione di sistemi finalizzati a uno scopo preciso, per lasciare spazio all'uno contro uno, narcisistico e alla penetrazione e scarico, con dominanza totale di un uso del tiro da tre a dir poco patologico. Come rispondiamo? Beh, quello che ha detto il mitico Bianchini non riguarda solamente il gioco fisico o meno fisico, è una descrizione molto più ampia e c'è ragione. Ma cosa pensi del gioco che si sta, insomma, i giocatori stanno esprimendo durante i playoff? Cioè, è un basket di qualità? Cosa vuol dire basket? Non lo so. Pietro. A me sembra che l'attacco di entrambi sia un po' nei confronti di Banchi e di Milano. Bianchini l'ha detto dopo le sconfitte di Milano a Pistoia. Questo non lo sapevo fosse riferito. E Amoroso ha fatto un riferimento a Siena e al gioco di Pianigiani della Nazionale, sì, di Banchi, quindi un gioco molto fisico basato sulla difesa, a cui tu tra l'altro hai partecipato, sì, e parteciperai sempre in Nazionale. La domanda che ti vogliamo fare è: ma allora questa Milano è davvero così legata solamente al talento di Langford, di Gerrels quando tira da tre, o c'è un gioco dietro questa squadra? Ma sicuramente sono un po' di argomenti, nel senso quello che ha parlato Valerio riguardava più il gioco fisico. No, indubbiamente con la difesa puoi vincere i campionati, puoi vincere i scudetti e puoi vincere con la nazionale. Non vuol dire che se si difende forte o il punteggio è basso c'è meno talento, hai anche degli avversari di fronte che spesso ti mettono in difficoltà con una difesa forte, ma non vuol dire che ci sia meno talento. Poi sul discorso del gioco è vero, si vede poco gioco di qualità, si basa tutto su uno o due schemi e si va avanti con quelli. Si potrebbe ampliare un po' di più sicuramente il bagaglio di tutti, a partire dagli allenatori ai giocatori, a lavorare più sul proprio talento, sul proprio tiro, i fondamentali, e sicuramente ci potrebbe essere uno spettacolo migliore. Però non è detto che se si segna poco vuol dire che non sia talento, spesso si segna poco perché gli altri sono bravi a difendere. Il grande basket sbarca su Class TV. Risultati, commenti, ospiti e approfondimenti dal campionato italiano all'Eurolega. È tutto sul basket americano, dall'NBA ai college. Marco Bellinelli per 3. Preparatevi a fare canestro con Basket Mania. Ogni mercoledì alle 16.30 e alle 23.20 e giovedì alle 13.20 su Class TV, canale 27 del digitale terrestre.